Gazzetta della Spezia, ecco il presidente Giovanni Totti, buonasera presidente. Bartolotti, una cena, una crescita per Spezia, una dichiarazione, fare sistema vuol dire crescere tutti assieme. È quello che ho cercato di dire, di spiegare, ma credo che ben lo comprendano a questa cena dove ci sono seduti imprenditori, grandi e piccoli, professionisti di questa città, giornalisti, cittadini comuni. Crescere insieme vuol dire avere una visione di futuro, elaborare un sistema, portarlo avanti tutti insieme. La politica noi ce la stiamo mettendo tutta, credetemi, a cercare di fare in modo che il resto della nostra società, quella che poi produce la ricchezza, le opportunità, che sono la cosa più importante per tanti, abbiano una vita più facile, meno burocrazia, qualche credito in più, perché il credito è un grande problema, qualche infrastruttura in più, soprattutto quelle che mancano nella nostra regione, la ferrovia, ma anche la banda larga, anche il wifi, quelle infrastrutture che ormai servono come il pane a tutti noi. Poi c'è bisogno che ci credano tutti, c'è bisogno che chi fa impresa investa, che chi fa professione si formi e formi giovani professionisti, c'è bisogno che la formazione professionale pubblica sforni professionalità per le imprese che devono crescere, c'è bisogno che le università della regione, che le grandi eccellenze tecnologiche siano realmente al servizio di tutti per costruire un modello di sviluppo. Questo è quello che stiamo cercando di fare, a volte il nostro sforzo si vede, a volte si vede meno, gliel'ho detto, qualcuno la mattina si sveglierà e dirà che bravo questo Totti perché mi ha sentito parlare, poi andrà in azienda e dirà che palle questo Totti, però la mia pratica è ancora bloccata come era bloccata un anno fa. Ha ragione, il nostro compito è evitare che alla fine di questi 5 anni lo stesso numero di persone possa dire la mia pratica è ancora bloccata, il mio credito non è arrivato, avrei voluto fare qualche cosa. E lo dico perché è una regione che sta perdendo giovani, che sta perdendo cittadini, che invece è bellissima, con una storia antica, con una bellezza antica, con delle opportunità straordinarie che deve solo saper cogliere, cercando di mettere a fattor comune tutto quello che di buono c'ha. E di buono oggi può avere, me lo auguro, una buona politica di persone che non lo fanno il mestiere ma ci credono fino in fondo, anche rimettendoci del proprio, ma deve avere del buono anche delle imprese che investono e rischiano dei soldi, danno del lavoro a dei giovani che decidono di non faticosamente andarsene via ma stare qua magari faticando di più ma creando un pezzettino di quello sviluppo che poi aiuterà altri giovani come loro. Insomma, questo è fare sistema, questo è costruire una società, questo è riportare la Liguria al centro di un dibattito che nel nostro paese serve come il pane ed è un dibattito che è politico ma è anche sociale e anche intellettuale. Dove andiamo e chi siamo e quale ruolo nel decidere dove andiamo e chi siamo può avere la Liguria, di questo ho parlato stasera e credo di aver trovato orecchie attente, perché chi fa impresa, chi fa professione, chi ha messo su uno studio per la propria professione o chi ha messo su un laboratorio, chi ha messo su un'azienda o chi amministra un'azienda grande, quindi ha responsabilità, per molti sa di cosa stiamo parlando. Non possiamo accontentarci di una decrescita felice, abbia pazienza qualcuno in questa regione, dobbiamo pensare invece a una crescita per tutti che dia opportunità per tutti in un clima libero per tutti, ma soprattutto ai tanti giovani, ognuno che perdiamo mi piange il cuore perché la Liguria veramente non lo merita e non lo meritano neppure loro. Una grande sfida entro breve, le amministrative spezzine, nel territorio spezzino non siamo qua a cercare di carpirle nomi, che aspettiamo ansiosamente tra l'altro, ma nel territorio spezzino c'è la Palmaria, c'è Spezia con tutte nomi, le sue problematiche. Guardi, non le ho, sceglieremo il nome, sceglieremo il nome più capace, quello capace di intendere la nostra visione del mondo, che venga dalla società civile, che venga dalla politica, che sia giovane o sia anziano, perché la gioventù e l'anzianità in politica non sono fattori, sono fattori anagrafici, non sono fattori di brillantezza e neanche di impegno. Questa città è il capoluogo di un'ampia regione, una città che deve essere il faro da Marinella di Sarzana fino alla fine delle Cinque Terre, dove un progetto integrato di sviluppo che vada al recupero della Via dell'Amore, al recupero dell'Isola Palmaria, a capire cosa faremo della centrale Enel in un distretto tecnologico che ha bisogno di spazi e di professionalità che in quel posto ci sono. Così come dico a caso i bunker di Punta Bianca che devono certamente essere recuperati, fino alla colonia di Marinella, la messa in sicurezza del Parmignola e anche qualche terreno di troppo in mano a una società privata che per troppi anni è stata lì a dormire e non ha fatto nulla
che votasse qualche cosa di sviluppo nel nostro territorio. Spezia in questi 10 anni non è stata il faro di tutto questo. Spezia nei prossimi 10 deve tornare a essere il faro di tutti questi. I confini amministrativi dividono sindaco da sindaco, prefettura da prefettura, commissariato da commissariato. Cittadini, imprese e turiste non vivono questi confini, vivono un territorio che deve essere un territorio pieno di opportunità per i loro figli, per le loro famiglie e che dia una prospettiva di benessere a tutti. Ci lavoriamo, con tutto l'impegno, questa è l'unica promessa che posso fare. E lasciamo proseguire la cena. Anche perché mi sto strozzando. Alla Gazzetta di Spezia, migliori saluti, torno alla cena. La ringrazio molto, Presidente. Buona serata, buon lavoro. Ciao.